Questo programma è offerto da Yogurt Cordisco, Siciliani, Amadori, Gelati Lobozzo, Panificio Fiscante, Cantine della Bardulia, Drink da bere Mila. Il nuovo numero di Convin Magazine. Cucina, dolci al cucchiaio, l'eleganza è servita. Nutrizione, la stagionalità della frutta, della verdura e degli ortaggi. Spazio salute, dopo la menopausa, cuore a rischio. Tempo libero, il borgo più bello d'Italia 2015, Bovino, tra i finalisti. Lifestyle, c'era una volta, il gelato al cioccolato e in più gossip, news, attualità, eventi, sagre, mostre, spettacoli nella nostra provincia e non solo, programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora solo su Convin Magazine. La cocca così? Ci sono sempre delle ottime uova fresche, di galline ovaiole libere di razzolare a terra e che si alimentano con cereali di qualità, fin da pulcini. Dietro il sapore di ogni piatto c'è tutto il sapore delle naturelle, vere uova italiane. Quando nonno Nanni arriva sulla tavola, è un momento di vero piacere per tutta la famiglia. Nonno Nanni è il perfetto incontro fra tradizione e modernità. Nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Sono troppo contento di entrare da questo ingresso merci del supermercato Convivi a Giussani. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene, benissimo. Che cosa sta facendo qui? Un po' di spesa, cioè, perché in un supermercato non è che si può fare altro. Sostituiamo le mogli, capito? Ma sua moglie cucina bene? Abbastanza. Oh, che cosa le piacerebbe che sua moglie le cucinasse? Io un po' di tutto. Però il suo piatto preferito qual è? Tutto, mangio di tutto. Non carne. C'è proprio tutto. Cioè non c'è... Basta mangiare. Basta mangiare. Non c'è niente che... Così dice, sì. Ma lei vive per mangiare o mangia per vivere? Mangio per vivere. Ah, mangio, io vivo per mangiare, infatti si vede, insomma, sembra, si poi vede. Con la maglia rosa sembra un po' Peppa Pig, vabbè, però non va niente. Vuole salutare sua moglie? Vi saluto, ciao, un bacione. Come si chiama? Concetta. Concetta. Che sta facendo la commissione. Ecco, sta facendo la spesa, già ha comprato lo svelto. Grazie, grazie. Beh, è giusto, è giusto. Emme, ci dice la ricetta di oggi? Non lo sa, non lo sa. Non mangia, non mangia, non mangia. Lei ci dice la ricetta di oggi? Che cosa ci cucina oggi? Non mangia neanche. Non mangia nessuno, non mangia. Cosa compra?
Signora, la ricetta di oggi, che cosa ci cucina? Venga qua, signora. Abbiamo anche un colore simile. Che cosa ci cucina oggi? Niente, gli avanti. Che cosa ci cucina oggi? No, vi prego. Niente, niente. Bud Spencer? Pare brutto, pare brutto. Nessuno cucina. Lei che cosa mangia oggi di bello? Che cosa mangia oggi di bello? Io? Piselli. Piselli con la pasta? Pasta e piselli. Qual è la pasta che preferisce con i piselli? Tubettini. Tubettini e piselli? Sì. E poi quando sono fatti bene, sono buoni. Sembra un piatto dici, così. No, ma è una cosa buona. Cucina lei? No, mia moglie, tanto mia moglie. Come si chiama sua moglie? Si chiama Lucia. Lucia, facciamo un appello a Lucia. Per cucinare un piatto fantastico, qual è il suo piatto preferito? Beh, è un po' su tutte, mia moglie. Però il suo piatto preferito è? Pasta e piselli, va. Pasta e piselli, però. Sì, mettiamo pasta e piselli. I legumi con la pasta. Qualcuno per un piatto di pasta e lenticchie si era venduto il regno. Hai visto? Pasta e piselli. Faccio il peperoncino o il pepe? Ah, meglio il pepe o meglio il peperoncino nella pasta e piselli? Beh, meglio il peperoncino appena. Il pepe fa male, non bisogna prenderlo. È vero, poco, con parsimonia. Benissimo. Grazie. Pasta e piselli, è un pasto fantastico. E noi qua al supermercato Convi siamo contentissimi perché... Bud Spencer, qual è il tuo cibo preferito? Il tuo... Fagioli e salsicce come Bud Spencer, no? Fagioli e salsicce. Il tuo piatto preferito? Gli spaghetti al pomodoro fresco, inutile, è da buon Mediterraneo. Da buon Mediterraneo, col pomodoro. Poi quando è il periodo del nostro pomodoro ancora meglio, vero? Certamente, ci mancherebbe, certamente. Deve essere locale, assolutamente. Deve essere assolutamente locale. L'ho visto passare, ci scappo. Ma io sono brutto, io mi chiedo una cosa, ma perché scappo? Sono brutto, madonna mia quanto sono brutto. Ma però, gli occhiali mi si abbassano. Stanno quelli peggiori. No, sono proprio brutto. Proseguiamo. Qui nel supermercato Convi di via Monsignor Giussani. Noi l'abbiamo già intervistato. Ci aveva messo gli occhiali e non l'avevamo riconosciuto. Oh, attenzione, avviciniamoci. Che ci cucina oggi, signora? Che ci cucina? La signora sicuramente ci cucina. Signora, che ci cucina oggi? Che cosa cucina oggi di bello? Broccoli verdi. Broccoli verdi, con la pasta? Pasta e broccoli? Come si fanno? Come si fanno? Però che a me si è venuto a prima. Come si fanno? Si puliscono per bene quelli. Li mettono nell'acqua? Li mettono nell'acqua. Bollente? Come incomincia a bollire? Si mette la pasta e cucinano insieme. Poi un poco di peperoncino sfritto. E un filo d'olio? Un filo d'olio, è logico. Ottimo. Come si chiama lei, signora? Eh? Come si chiama? Io, Nunzia. Nunzia, cioè ha degli occhi bellissimi, signora. È vero? Gli hanno già detto? Adesso siamo vecchi e malandati. Ma gli occhi sono sempre belli, però. Grazie, signora, grazie. Pasta e broccoli della signora Nunzia. Ma attenzione, ma ora la becchiamo. Signora, lei che ci cucina oggi di bello? Non lo so. Vabbè, è venuta qua, che cosa ci comprerà? Risotto con le zucchine. Ci dà la ricetta del risotto con le zucchine? Non lo so. No? Cioè, lo fa ma non lo sa? Mia figlia lo fa. Ah, lo fa la figlia, è giusto. Vabbè. Proseguiamo, andiamo verso la cassa. Oh, nel frattempo, andiamo a vedere... Oh, guardate come lavorano oggi, Oggi lavorano a pieno ritmo. Noi sappiamo che una di queste due cassiere sa fare le torte. Quale sarà? La bionda o la mora? Perché quella che sta diventando color grembiule, diciamo. Color abito da lavoro. Tale Lucia, guardatela, la stiamo spiando. Eccola qui, la vediamo qui. Questa donna che voi state vedendo è la regina delle torte del Convi. E presto ci darà una ricetta, ma non perché sta lavorando, quindi non possiamo. Nel frattempo andiamo al banco della frutta. Oh, guardate quanto è bella la nostra frutta. Che cosa stai facendo? Cerchiamo di rinfrescare gli spinaci. Oh, ma gli spinaci, tu che sei del campo, sì. Sono veramente, fanno diventare veramente come braccio di ferro muscolosi. Contengono ferro, questo sì. Contengono ferro. Fanno bene. Oh, e poi contengono anche beta carotene.
molto di più delle carote. Quindi se voi mangiate tanti spinaci e poi andate a prendere il sole, attenzione dietro, diventate abbronzatissimi. Ah, abbronzatissimi. Qual è la sua canzone preferita? Non si ricorda la canzone? Ah, abbronzatissima. Vianello. Vianello. Oh, e la sua canzone preferita invece qual è? Qual è? Celentano. Quale? Quale? E chi sargo? Vabbè, una, mi dica il titolo. Che canzone? E che ne so, qual è quella sua di Celentano preferita? Azzurro, sì. Azzurro, il pomeriggio è troppo... È troppo tardi. È troppo tardi. Il pomeriggio è troppo tardi, ha ragione. È giusto, va bene, arrivederci. Qual è la sua canzone preferita? Canta Napoli. Canta Napoli, cioè ci dica una canzone? Una bruna. Non la conosciamo, ma ci fidiamo. Una canta Napoli, canta Napoli. Nel frattempo quasi sta... C'è un sacco di gente in questo convivio. Vediamo quella. Qual è la canzone preferita di questa signora? Ah, ce ne sono tante. È tipo una. Se mi parla degli animali le dico a chi? A chi? Qui ce la vuol cantare, a chi? No, cantata da Fausto Leali. Vabbè, a chi? A chi la voleva? La signora, venga qua, signora, qual è la sua canzone preferita? Non scappi. Qual è la sua canzone preferita? Non mi riprendete. No, di spalle. Allora, televisione verità. Qual è la sua canzone preferita? Ce ne sono molte, non è tipo, una. Tipo, resti di spalle. In Modà, e basta. Cioè? Non mi ricordo. C'è una canzone in Modà? In Modà è quello che c'ha il mal di pancia. Che... Sì, bravo. Vabbè. In Modà, Checco dei Modà, ecco come dice, Checco dei Modà, quello col mal di pancia, in Modà le piacciono i Modà. Ma che ammavaghi i Modà, giusto? Qual è la sua canzone preferita? La mia canzone preferita, Vagabondo. Vagabondo, dei Nomadi. Sì, bravo. Ce la vuol cantare? No, Vagabondo. Un giorno crescerò. Però... faccio il ritornello direttamente. Io, vagabondo che sono io. C'è una bella voce. Ma è acuta. Acuta, c'è una bella voce acuta. Complimenti. Teledown. Oh, complimenti. Alle due e mezza. Signora, qual è di nuovo la sua canzone? I Modà però non si possono sentire. Cambiamo cantante. Non come? No, niente, non commenta. Cioè, ma i Modà, cioè, veramente i Modà proprio. Allora, signori, stai attento, ora cadi nel tombino. No, è proprio che c'è, cioè, i Modà proprio. No, non ce la faccio proprio a sentirli i Modà. Proseguiamo. Andiamo a caccia di canzoni oggi. Ecco, sto camminando troppo, ricordiamo che fa male camminare. Visto che non ci danno la ricetta, ci daranno una canzone. Oh, le uova fresche, le patate e margherite sono belle e saporite. Ecco. Signora, qual è la sua canzone preferita? No, così. Basta così, signora. Per il momento non è. Non è una canzone preferita. La sua canzone preferita, signora? Non lo so. Beh, signora, non è possibile. Non tengo una canzone preferita. Nemmeno una. No. È una canzone che canta sempre. Noi non canto. Lei è sposata? È sposata? No. Non mi fate parlare. No, mi fate parlare. Cioè, poverini, cioè, non si dice così. Cioè. Non mi fate parlare perché... La sua canzone preferita non ce l'ha? No. La sua ricetta preferita? No. No. Cioè, lei non preferisce niente. Cioè, no. Il suo supermercato preferito, ma non può dire. Con? Con V e basta. Vabbè. Vediamo la signora. Signora, qual è la sua canzone preferita? L'ho già chiesto. E qual è? L'ho detto a chi? Ah, già, era quella di a chi. Però non ce l'ha cantata, signora. No. Ce ne canti un'altra. Vuole troppo. Questo signore, la sua canzone preferita qual è? Non ce l'ha. Cioè, qua nessuno tiene una canzone preferita. Però questo signore sì, secondo me. Qual è la sua canzone preferita? Non mi sento, manca una canzone. Manca una canzone. Cioè, quando lei accende la radio, che vede? Sente solo il telegiornale. No, vede solo... Come si dice? Troppo di... Mare... Sapore di mare. Sì, cosa qua. I documentari. No. Oh, e allora Quark, se ricorda Quark. La canzone di Quark, Bach. Che ce ricordi
ma chi se ricorda il chiodo di Bach, veramente andiamo, c'è Bach, ce ne fregano Bach, delle canzoni di Bach. La sua canzone preferita qual è? Piatto di pranzo. Qual è? Piatto di spaghetti. Piatto di spaghetti, la sua canzone preferita? Sì, sì. E come fa questa canzone? Spaghetti, la canna di cavallo, una avuto di Nazareth. Ah, una avuto di Nazareth, canna di cavallo, teledown, teledown, andiamo. Oh. Navutote, Nagirete, è la canzone preferita da questo signore, è anche ragione. Vediamo il nostro, l'amante degli spinaci. Ah no, c'è questo signore. Signore, buongiorno, qual è la sua canzone preferita? La canzone mia preferita? A chi? A chi? E so due, Beh, se la ricorda un po' a chi? Io sono successo batterista. Perché? Perché? I cantanti che conosco quasi tutti. Poi tra l'altro Fausto Leali vive a Foggia, lo sa? La moglie? No, anche lui vive a Foggia. Sì, ma qualche volta viene a Foggia. Qualche volta, Beh, come fa la canzone? Chi sorriderò? Aspetta. Ah no, prima chi sorriderò. Grazie. Se non a te. Teletown. E come riesce il programma? Alle due e mezza. Ok? Alle due e mezza tutti per cantare a chi, a chi. Qual è la sua canzone preferita? È inutile che scappa, tanto di là non si può scappare più. Si può scappare. Qual è la sua canzone preferita? Non... Neanche una canzone? Neanche una canzone. In questo momento mi viene in mente. Perché scappava? Perché? Vieni. Vieni. Niente, è scappata. Perché? Cioè, perché scappa? Sono brutto. Sì, è brutto. Sono brutto. Dove sta? Perché scappa? Sono brutto. No, sono brutto io. Grazie. Ormai me ne devo fare una ragione. Sono brutto, è inutile. Vabbè, chiudiamo. Signora, qual è la sua canzone preferita? Chiedete ai giovani. E perché lei non ha canzoni preferite? È passato il tempo delle canzoni. Invece la sua canzone preferita, signora? Al momento non ne ho. Non ha canzoni preferite? No. Mai avute? Sono stata già intervistata, per favore. È stata già intervistata, quindi niente da fare. Se uno viene intervistato, poi non può più essere intervistato. È giusto, è una regola importante. Noi dal Convì di via Monsignor Giussani, qui alla macchia gialla, con queste splendide cassiere, chiudiamo. E la canzone preferita, quella che ha vinto fino ad ora, è A chi?